what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Classico packaging in stile BP Mod per questa Futon Home Tab Basic Edition. All'interno della confezione troveremo un cartoncino che ci riporta gli indirizzi social per gli appassionati del marchio e sul retro alcune delle caratteristiche di questa Futon Home Tab. Una bustina contenente dei piedini di ricambio per lo stesso tab. Un cavetto USB Type-C per la ricarica della batteria 18650 non inclusa nella confezione. Ed eccola la nostra tab di BP Mod. In questo caso con il panda arrabbiato, tre le colorazioni disponibili, o meglio tre i disegni disponibili per questo tab. Troviamo centralmente la tazza che ospiterà il nostro atomizzatore con un pin a molla. Andiamo a verificarlo subito. Assolutamente sì, il pin è a molla. Su questo lato troviamo un piccolo display che ci indicherà il wattaggio, voltaggio, gli ohm della coil che andremo ad utilizzare, in più la carica restante della batteria. Questo è l'up e questo è il down, e questo tastino servirà da switch per le tre modalità di utilizzo. Su questo lato troviamo il tasto fire, il tasto di accensione, 5 clic per accenderlo, 5 clic per spegnerlo. Su questo lato la presa Type-C per la ricarica. Tutto pulito, il resto è fatto in materiale plastico, sotto BP Mod, disegnata da BP Mod, il numero di serie, c'è smaltimento, i piedini che permetteranno al nostro tab di essere ben saldo sul tavolo dove andremo ad utilizzarlo, e in più vedete c'è questo piccolo scasso con la scritta open. Andiamo a inserirci l'unghia e grazie a questi quattro magneti che fanno veramente una buona tenuta andremo ad aprire lo sportellino che ospiterà la nostra 18650 batteria non inclusa nella confezione. C'è l'accetto per la facile espulsione della stessa batteria. Vi faccio vedere che la polarità è indicata positivo da questo lato, negativo da questo lato. Il negativo ha il pin a molla, il positivo è il pin fisso. Come dico sempre, utilizziamo batterie sempre in perfette condizioni. Questa è una 18650, andiamo a inserirla in questo modo, così, perfetto. E in più vi faccio vedere questo spazio che hanno lasciato libero dove potremo andare a inserire, che ne so, i nostri mini cacciaviti, un po' di cotone, un po' di filo, poi metteteci voi quello che volete. Andiamo a riposizionare il coperchio sotto a questi due dentini che andranno agganciati in questo modo. Vedete, fa veramente una buona tenuta. Andiamo a vedere, in questo caso è già accesa, 1, 2, 3, 4, 5 la spegniamo, 1, 2, 3, 4, 5 la accendiamo. La riposizioniamo così sul tavolo. Io vado a prendere l'unico cartoncino presente all'interno della confezione per farvi vedere subito alcune caratteristiche. Ricarica 1 ampere, il tab lampeggerà quando non inseriremo l'atomizzatore per 3 volte. Quando terremo pigiato il tasto fire per più di 20 secondi lampeggerà 8 volte. Quando l'atomizzatore sarà in corto lampeggerà 5 volte. Quando la batteria sarà scarica lampeggerà 10 volte. Altra caratteristica, ha un output che va da 0,8 a 8 volt con un wattaggio in volt massimo di 50 watt. Si incrementa di 0,1 in modalità vari volt ed è consigliabile utilizzare questa modalità per inizializzare le coil in flavor bar cloud. In modalità invece vari watt va da 3 a 50 watt, un incremento di 0,5 watt alla volta, e questa modalità la stessa BP Mod la consiglia di utilizzare per le coil da tiro di guancia da MTL. Legge resistenze che vanno da 0,01 a 9,99 ohm addirittura, e ha un errore di lettura di 0,01 ohm. Spostiamolo, io sopra ci ho già montato un atomizzatore con il cotone. E a proposito di cotone, vi faccio vedere subito che la stessa BP Mod ha
tirato fuori dei cotoni preformati, due tipi di cotoni preformati in questa confezione con i soliti colori di BP Mod, confezione che contiene 10 grammi di cotone 100% organico, naturalmente non trattato. Cotone preformato per coil girate su punta da 3 mm o, come vedete in questo caso, per coil girate su punta da 2.5 mm. Ve lo faccio vedere perché alla fine io utilizzo spesso i laccetti di cotone. Qui trovate ancora più comodo perché vedete, avete una quantità infinita veramente di cotone. Non so ancora il prezzo. Andate a tagliare, a tirare la parte che più vi serve in questo modo. Basterà lavorarlo leggermente ed è già pronto in questo caso per essere utilizzato su coil girate su punta da 2.5 mm, così come ho fatto io in questo caso. Ho montato questo atomizzatore, come vi dicevo, 1, 2, 3, 4 e 5 lo andiamo a spegnere, 1, 2, 3, 4 e 5 sul tasto fare lo andiamo ad accendere. Vi faccio vedere, se portiamo il tastino tutto in basso saremo in modalità home, in questo caso mi legge la coil da 0,87, scusate se la cam non mi riesce a mettere a fuoco questo piccolo display. Qui troviamo la carica della batteria, gli ohm in questo caso, le tre modalità sono riportate sotto. Se spostiamo lo switch così al centro saremo in vari watt, in questo caso grazie al tasto down e up potremo spostarci, sì. Come vi ho già detto, sposta di 0,5, parte da 3 watt e arriva a 50 watt. Poi, se riportiamo invece il tastino tutto in alto, saremo in modalità a vari volt. In questo caso, vedete, siamo già ad 8 volt e partirà da 0,8 volt. Andiamo, per esempio, ritorniamo in vari watt. Andiamo a far partire la coil, vedete, è abbastanza anche reattivo. Che dirvi? Praticamente qui io, come avete visto, spesso utilizzo i tab, non li utilizzo tantissimo, spesso vado a utilizzare le box per andare a fare le rigenerazioni. Questo potrebbe essere una soluzione sia perché costa pochissimo, hanno fatto in prima battuta la versione Luxury in lega d'alluminio che costava all'incirca 36 euro, 36-40 euro, questo penso che costerà sotto i 30 euro sicuramente perché è fatto in materiale plastico, il circuito resta identico, ma qui la comodità rispetto ad una classica box che andate ad utilizzare per rigenerare, che spesso la box può succedere, come a me succede, vedete, non è molto stabile, a meno che non utilizzate una box di grandi dimensioni e spesso vi cade, quindi avrete difficoltà ad andarlo a utilizzare. Se siete degli amanti della rigenerazione e volete fare uno step in più, io vi consiglio di andare ad utilizzare anche un tab in stile BP Mod, un tab veramente ben fatto. In più, a differenza degli altri tab, questa è la presa Type-C per la ricarica, quindi anche per coloro che utilizzano box con batterie non sostituibili, quindi non hanno necessità di prendere un caricabatterie esterno, nel momento in cui andate a prendere questo BP Mod, andate a comprare a parte la vostra 18650 e non sarete costretti a comprare anche un caricabatterie perché potete ricaricarla direttamente da qua. Vi ricordo, ricarica Type-C, che è qui, 5V 1A. Ragazzi, per quanto riguarda il tab, BP Mod ormai fa dei buoni lavori. In questi giorni vedremo altri prodottini nuovi, sia per la Billet e sia per un'altra scatolina molto interessante, quindi restate sempre aggiornati sul canale di Unico Svapo. In più, trovo anche interessante che abbiano fatto un cotone, io non l'ho utilizzato tantissimo, avrò fatto un paio di rigenerazioni, un cotone che è comunque 100% organico, che parte anche abbastanza presto, parte subito, regala subito un buon aroma. Il prezzo di questo sinceramente non ve lo so dire. Quindi è inutile che vado a spostare la cam e a mettermi di nuovo in primo piano, ragazzi. Come dico sempre, lasciate un pugno di like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguiteci su tutti i social e come dico sempre, sì, come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao!